Allora, iniziamo questo nuovo Questo nuovo anno. anno con Francesca, benvenuta e grazie per essere qui con noi. Ringraziamo sempre SkyUp che ci sta dando questa possibilità di offrire gratuitamente questi workshop alla community. Come ci chiedevano in molti, i workshop sì, saranno registrati, sono registrati, infatti recuperate quelli precedenti sul nostro canale YouTube. Ovviamente preferiamo che ci siate qui in presenza, così il tutto è molto più Sì, interattivo. potete fare domande, lasciamo giusto gli ultimi 20 minuti per le domande. E, non so, Francesca, se ti vuoi Presentare. presentare, fai pure, vai. Sì, allora ciao a tutti. Allora, io sono Francesca e sono una collaboratrice di SkyUp. E sono specializzata in texturing e shading e lavoro per alcuni clienti che sono nel settore del lusso. E questo. Bueno, ottimo. Oggi parleremo di Substance Painter, giusto? Sì, esatto. Oggi ho preparato per voi questa giacchetta in seta, questo sarà l'effetto finale. Bellissimo. E con dietro questo ricamo e possiamo iniziare. Ottimo, ottimo. Ok, allora. Io ho già importato la mia giacca che è stata modellata da Nicole e allora, l'ho già anche bakeata, quindi ho già tutte le mappe. E queste sono le mappe che andremo ad usare. Ce ne sono alcune, tipo quella di Normal, Roughness, Ambient Occlusion, che ho già trovato e che ho cercato in qualche su internet, sia su qualche sito che direttamente su Google, Pinterest, quindi ho già fatto un po' di ricerca. Ottimo, ottimo, ok. Allora, iniziamo provando iniziamo con la normal della seta, perché questo abito ha andremo a fare questa giacca. Ecco, un tipico bomberino eccola, più o meno questa, in seta e felpa. E iniziamo direttamente dalla seta. Di solito inizio dalle normal perché è la mappa che mi permette più facilmente di comprendere meglio di comprendere la scala. Ah, giusto perché di comprendere la scala e capire se la mappa è effettivamente la mappa corretta. Quindi io ho importato questa perché la seta ha una trama abbastanza visibile in realtà. Ok, allora qui vado subito a capire la scala della mia mappa. Essendo che è super fitta come trama, la andrò a scalare parecchio fino a che non arrivo al risultato che. Coincide con le mie reference. Queste sono tutte le reference che io ho cercato prima di fare. Ok, facciamo allora 9. Poi questo genere di effetto che da lontano può sembrare quasi appunto un tile, si può modificare anche ruotando la texture, seguendo anche il tipo di direzionalità che ha veramente il tessuto quando viene tagliato e poi cucito.
Quindi io lo terrei così. Facciamo un numero tondo. Eccolo qua. Ed è questo. Ok. Dato che già qua su questo fill layer c'è la normal, inserisco subito anche la mappa di roughness, che in questo caso è la stessa, giusto per avere una mappa di base. In realtà è decisamente troppo opaco, quindi l'andremo a ritoccare in seguito, ma intanto tengo questa come base. Allora, siccome la seta riusciamo a, o comunque questo effetto seta super lucido, per ottenerlo bisogna lavorare sulle normal. Qui abbiamo già una normal di base, ma andrò a mettere un generatore. Andrò a mettere un generatore di posizione che agisce su normal, metalness e roughness. Praticamente questo generatore di posizione è un generatore che si basa sulle mappe di posizione e di world space normal che si creano automaticamente quando si fa il bake all'inizio dell'asset. Questo qui sulle normal e attivando anche un po' di metalness e di roughness fa in modo che agisca più o meno come un nodo di falloff su Maya. Quindi in base alla posizione al POV in cui guardiamo il nostro asset si modificherà la riflessione. Vedete che già riusciamo a ottenere questo riflesso. Adesso magari mi conviene già mettere un fill layer di color, giusto perché così riusciamo a vedere l'effetto. Qui ci sono tutti i parametri e vado a modificarli. Sicuramente vado ad abbassare questo in modo tale che agisca su tutta la mia mesh. Questo lo metto un po' qui e top to bottom è attivo. Praticamente questo fa in modo che funzioni sia dall'alto verso il basso che da destra verso sinistra. In realtà si può usare in vari modi questo generatore, ma noi adesso lo usiamo così perché ci serve appunto per creare questo effetto. Vedete che è già l'effetto che cercavamo, questa riflessione che corre lungo tutta la mesh. Ok, allora qui rinizio già a rinominare perché andremo ad avere tantissimi livelli. Ok. Adesso vado a lavorare sulla roughness perché, come dicevo, è super opaca e noi invece abbiamo bisogno che sia un po' più lucido il tessuto. Per farlo creo un fill layer, tengo più o meno qui, faccio tasto destro e clicco bitmap mask. E vado a inserire la stessa mappa di roughness che ho usato prima. In realtà, sì, di roughness.
Allora andiamo su Roughness. Chiaramente andremo a mettere lo stesso, gli stessi parametri che abbiamo utilizzato prima. Adesso chiaramente questa è così. In realtà noi siccome vogliamo usarla come maschera, questa mappa, in modo tale da avere reversibile questo livello, aggiungo un level che va praticamente a modificare a mio piacimento la maschera di questo. Andiamo a vedere la maschera di questo fill layer. Ecco. Ecco, in questo caso io volevo una maschera più, ottenere una maschera più, con un contrasto più alto, più definita, e appunto l'ho modificata direttamente da qua. Ok, ora che abbiamo messo normal e roughness, vedete che già riusciamo a ottenere questo effetto, che già mi piace molto. Andiamo a occuparci di tutto il base color. Quindi, io ho iniziato mettendo questo fill layer, il nostro colore sarà più o meno questo. Quindi andiamo su base. In realtà posso farlo anche già un po' più scuro. Questa sarà la base di tutto, di tutti i livelli che farò di colore, perché è importante che attraverso ogni canale si riesca già a intuire cosa stiamo vedendo, nel senso. Da lontano è chiaro che non si vede perché è fitto, però da vicino riusciamo a comprendere già dalla roughness che è una trama. Anche con la normal riusciamo a capire che è una trama di un tessuto. Idem col base color. Qui farò, prenderò il colore di prima. Ok, lo faccio un po' più chiaro. Tasto destro, add. Inserisco sempre una maschera di bitmap mask, che è sempre, in questo caso io ho utilizzato sia quella di roughness che poi andremo a utilizzare quella di ambient occlusion. Indipendentemente da quale maschera andiamo ad usare, la cosa importante è sempre poi modificarla con i level, in modo tale che così riusciamo a ottenere lo stesso, a ottenere ciò che noi vogliamo dalla maschera, rendendola appunto super modificabile. Qui metto sempre 9 e questo. No, no, questo. 2,60, giustamente questo era 2,60 era. Ok, vedete che già così inizia ad essere più interessante.
Allora, in questo caso io voglio creare. No, così va bene. Ok, questa è la mia base, poi andrò a creare un altro fill layer. In questo caso, allora qui inizia già a fare confusione, quindi lo chiamo blu base, blu leggermente più chiaro. Ora, questo qui posso farlo ancora più chiaro e farlo solo in alcuni punti. Quindi andrò a esasperare la mia maschera. Vedete, così può agire solo nei punti. Bianchi che saranno meno e riesco già a ottenere una buona variazione. Poi, ovviamente, questi livelli di variazione di diffuse, come anche di roughness, se si vuole gestire meglio la roughness, se ne può mettere tanti di più se ne vuole, in base al tipo di qualità che si vuole ottenere. Già questo in realtà non mi dispiace. Al massimo potrei addirittura aggiungere un altro livello, stavolta utilizzando la mappa di Ambient Occlusion per andare a enfatizzare i punti dove sarà più scuro. Quindi qui mettiamo blu, chiamiamolo azzurro, insomma, anche se è blu chiamiamolo azzurro. Così, e poi andiamo a farne uno ancora più scuro, stavolta invertendo la maschera, sì, la maschera, mettendo quindi la mappa di Ambient Occlusion. In questo caso io voglio sempre esasperare. Poi questa me la metto. Qui sotto. Ok, poi nulla vieta che in un secondo momento addirittura andiamo a modificare sia il colore direttamente del livello, sia dell'opacità del layer. Quindi magari non per forza io voglio che sia così forte, quindi posso diminuire l'opacità. E questo è tutto super comodo perché è super modificabile. Oh no. Ho rotto Fantastico.
Allora. Ah, ok, ottimo. Ok, e questo qui invece era roughness. Ok, tutto questo è andato in nostro favore per creare questo tessuto. Ok, e qui ci siamo. Controlliamo un attimo qui. Ok, buono. L'unica cosa che manca adesso è aggiungere lo shin. Aggiungere lo shin, che in questo caso devo aggiungere da... devo proprio abilitarlo. Quindi andrò qui, farò shin color, shin opacity e shin roughness, in modo tale che così posso avere tutto quanto sotto controllo. Ok. Praticamente l'attributo di shin è utile per i tessuti perché va a simulare quell'effetto di peluria, tendenzialmente un po' più chiaro, che c'è sugli abiti. Quindi noi lo mettiamo, che si vede un po' qui. Allora andiamo a metterlo in questo colore qua. Chiaramente qui non lo vedo ancora perché devo attivarlo, quindi faccio enable shin. Ecco, ed ecco qua che abbiamo già il nostro tessuto. Iniziamo già ad avere una cosa bella. Poi adesso dovrei leggermente desaturare un po' tutto per ottenere questo colore qua, ma intanto teniamolo così. Su Shin Roughness metto sempre la mappa di Roughness che ho usato anche proprio nella Roughness di base, quindi non quella dello Shin. Eccola qua, e metterò sempre gli stessi dati. Ed ecco qua il nostro tessuto effetto seta, qui. Questo è il primo. Mettiamo Shin. Ok, c'è tutto quanto. Facciamo un bel gruppo. E lo chiamiamo seta blu. Ok, allora, per completezza questo gruppo lo inserisco già all'interno degli altri layer, degli altri materiali. Ok, materiali che io ho diviso così perché poi ho intenzione di renderizzare su Marmoset, quindi... Questo è il motivo per cui ho dovuto dividere i materiali in questo modo. Chiaramente... Una domanda, Francesca. Sì. Avevo il microfono disattivato perché per la registrazione, per non far entrare la tua voce, lo sto disattivando, ma ci siamo. Ti stiamo seguendo. Volevo chiederti, per debuggare la previsualizzazione che hai qui in Substance, per averla il più vicina alla previsualizzazione e al render finale, hai qualche accorgimento da consigliare o insomma lo farei vedere più tardi? O... Sì. Allora, in realtà sì. Allora, questa è una cosa che qui ce l'avevo già impostata. In realtà, modificando questi parametri dello shader, che di base stanno a low, che già qui
potete notare la differenza. Da low lo potete mettere a high oppure very high ultra, dipende anche dal vostro PC. E in più potete attivare l'anti-aliasing, che è questo qua. E questi sono cose che si possono attivare per far sì che la preview sia il più possibile vicina a quella che sarà poi, per avere le basi dello shader corretto, ecco. Ok, perfetto, grazie. Figurati. Ovviamente qui io, avendo questi materiali tutti materiali tutti separati, dovrò attivare ogni volta questi, però poi si attivano, cioè una volta che inserisco i channel li legge automaticamente, quindi non devo rifarlo, questo è molto comodo. Ok, vado anche sulle maniche. In realtà le maniche da ref le facciamo rosse. Ed è molto semplice, avendo lavorato in questa maniera, perché? Perché lavorando con i fill layer è tutto reversibile. Ok, piccola. Probabilmente lo sapete già, tuttavia la risoluzione con cui vedete un layer va a cambiare ovviamente anche la visualizzazione del materiale, quindi qui sembra che non ci sia niente perché ha una risoluzione bassissima. In realtà adesso vado a modificarla e riusciremo a vedere un po' meglio. È importante avere la risoluzione alta quando si lavora, semplicemente perché così si vede bene l'effetto che poi verrà fuori. Andiamo su base color. Ok, la seta blu qui, visto che sono le maniche, io ho un layer solo per le maniche. Non mi serve avere un layer, un gruppo di seta blu. E iniziamo. In questo caso è molto... cioè, si può decidere. Però, se vogliamo mantenere l'effetto di gradazione di colore, è molto semplice perché l'unica cosa da fare è tipo... intanto fare così. Quindi mantenendo la saturazione e l'intensità del colore, modificando solo lì dallo slider. Ok, e vedete che anche qua riusciamo a ottenere questo effetto. Ed è stato veramente super veloce. Ok. Ah, giusto, ci sta. Questo è lo sheen, quindi modifichiamo anche il colore dello sheen. Ovviamente più è chiaro, più si vedrà. In questo caso posso anche aumentarlo un pochino. Perfetto. Ok, allora io adesso, siccome questa parte della manica ce l'avevo davanti, vado subito a... ok... fare così. On the black mask e vado a inserirla qua, add white mask, eccoci qua. Ok, adesso iniziamo già ad avere il nostro effetto. Perfetto, ora che la seta l'abbiamo fatta, andiamo a fare... ma no, dai, facciamo subito. Allora,
Vado a fare un livello dove vado a rendere un po' più movimentato, insomma, a rendere un po' meno statico questo asset. Quindi vado ad aggiungergli delle pieghe sensate, quindi faccio un fill layer di normal e aggiungo un generatore. Vado ad aggiungere l'inflate shrink. Ecco qua. Allora, questo generatore va praticamente a crearmi delle pieghe vicino ai tagli delle UV. Normal. Ah, ci sta, normal, perché lui lo mette in automatico su 8, ma io preferisco lavorare personalmente sulle normal e quindi switch da 8 a normal. Ecco, vedete che già l'effetto senza e con è molto comodo. Questo qui è un generatore, quindi andrà appunto a generare le normal come meglio crede. In realtà io consiglio di scaricare delle normal con delle pieghe e andare a paintarle. Quindi magari di questo, oltre a modificarne i parametri, magari poi posso decidere se fare una maschera e magari utilizzarlo solo qui sulla parte della spalla oppure anche sulla lunghezza dove è più vicino alla zip. Però intanto andiamo a modificare qualche parametro. Modifichiamo direttamente dal canale delle normal. Per esempio, qui è tutto molto forte, a me non serve che sia tutto così forte, però questo generatore è veramente super figo. Ok, ma vediamo nello frame un po' meno. Ma sì, dai, teniamolo intanto così. E faccio. Questo è utile anche perché mi aiuta a capire se il tessuto che ho fatto, se il materiale che ho fatto, reagisce come dovrebbe alle pieghe. Cosa che, se noi andiamo a vedere tipo questo, o questi altri fa, quindi ad ora siamo contenti. Allora, intanto io lascio questo livello qui, così, e lo chiamo brutalmente così. Ok, ottimo. Ora andiamo a fare il prossimo tessuto, che è quello che è sui polsini, sulla base, fine della giacca e sul colletto, che in questo caso io dovrei avere quasi tutto su questo livello qua. Orca, ho sbagliato. Ok, allora. Prima di tutto vado a mascherare questo, add white mask, così. Intanto che non ho materiali, non voglio avere materiali strani sotto che influenzino il tutto. E ci siamo. Ok, allora, tanto facciamo così. Allora, questa è felpa e iniziamo sempre dalla normal. In questo caso io però la normal in realtà non ce l'ho, perché ho trovato questa
questa mappa in bianco e nero che ho deciso che utilizzerò come aid. Per esempio questa, forse, non mi ricordo se l'ho trovata su Google o proprio tipo su Pinterest. Ah, ci sta che non vedo la CP. Scusate se switcho sempre da una risoluzione bassa a una risoluzione alta, però non vorrei mai rischiare che il PC mi lasci. Ok. Allora, qui io ho la 8. La 8, però, cioè ci sta avere la 8, però voglio ricavarmi la normal map, quindi vado su filter e faccio 8 to normal. Attivo la normal e la 8. Perfetto. Ora ovviamente c'è un po' troppa roba, però semplice, me la abbasso così intanto. Ok, adesso reference del mio, facciamo questo. Allora, la trama in realtà deve essere molto più fitta per creare l'effetto che voglio io. Io la farei, ma già così, facciamola anche un po' più fitta, facciamo tipo questa che è super fitta. Allora, l'abbiamo ottenuta 17, abbiamo fatto la 8. Ok, andiamo su normal a vedere cosa ne è venuto fuori. No, non è male, un po' tirata però. Normal, e vado a abbassare l'opacità per renderla un po' più carina. Ok, adesso faccio un tasto destro, add filter, e andiamo a blurrare la 8. Allora, andiamo su... Se ovviamente mi dice, ma cosa vuoi blurrare, che non c'è niente. E dico, ci sta. Ok, blurrando la 8 che io già avevo, riesco a creare questo effetto di rilievo solo in alcune zone, perché come potete vedere qui, c'è questa parte che è più rilievo, questa parte che è più invece in dentro. Su alcuni polsini è così. Io adesso ho trovato questa mappa che in realtà potremmo anche strecciare, però intanto teniamola così, dove la trama di questi polsini è abbastanza spessa, però l'effetto comunque viene fuori. E qui ce la giostriamo modificando appunto il blur e l'intensità della heat. Così era prima. Ma secondo me già così può fare il suo lavoro. Ma sì. Ma sì, già così mi dà abbastanza soddisfazione. In realtà, se volessimo anche avere ancora più controllo, possiamo aggiungere il solito livello che agisce su 8 e modificarlo altrettanto. In realtà a me piace così, però intanto vi dico che questa cosa si può fare. Ok, qui scrivo che abbiamo fatto è normal. Ok, intanto facciamo così e attivo una roughness, giusto per far sì che non sia lucido, che sennò mi dà fastidio. Francesca, scusami, c'è una domanda che ti faccio in anticipo, in realtà, perché siamo sul concetto di Zavron. Visto che esportando le mappe ti trasforma le 8 in normal in automatico, trasformarle nei livelli serve a qualcosa di specifico o per vederle nel canale normal?
Io preferisco avere tutto nella normal perché so che così mi esporta tutto in normal e per non avere la mappa di in modo tale che così ho la mappa di 8 separata e posso decidere se usarla come displacement o no. Questo è il motivo. Anche Ok, perché perfetto. sì. Quindi comunque avrai successivamente, cioè ti esporterai successivamente separate le mappe sia di normal che di 8. Sì, perché quando esporti ti esporta il canale di normal e la mappa di normal e la mappa di 8. Quindi io preferisco mettere tutto all'interno di normal e separare con ciò che voglio in displacement sulla 8 praticamente. Ok, Sì. ottimo. Perfetto, grazie. Figurati. Ciao Giorgio. Allora, ok, adesso andiamo a lavorare di base color. Il concetto alla fine è sempre lo stesso di prima, quindi faccio un livello, color, allora siccome la base del mio... Facciamo che la base di base è sempre il blu, quindi potrei andare su base color, fare intanto questo. Ok, questo è il base. So se me lo prendo. No. Ok. Ok, qui faccio sempre la stessa cosa, quindi add bitmap mask, felpa. Lo metto a 17, ok. Sì, perfetto, è sempre 17. E sempre per lo stesso concetto che si deve capire che cos'è già dalla diffuse, già da ogni canale singolo. Facciamo lo stesso lavoro di prima e con add levels vado sempre a modificare. Ecco, già così capite che si capisce che è una felpa, appunto un polsino effetto costina però. Quindi già ci piace. Posso addirittura un po' alzarlo, renderlo un po' più. Ma teniamolo così. Ok, questo è uno, quindi già ho un base un po' più chiaro. Io andrei a farne uno ancora più chiaro. Faccio Ctrl C, Ctrl V di questo in questo caso. Lo chiamo blu, chiaro 2. Blu, chiaro 1, quindi qui vado ora. Ma facciamo intanto così e vediamo se. No, preferisco fare un reset. Hola. Praticamente sto andando a esasperare questa povera maschera perché così riesco a ottenere questi effetti di puntini un po' più chiari che il tessuto ha solo in alcune zone per dargli questa variazione. Che comunque è una variazione ordinata. Già così mi sembra buono.
Ok. Ora vado a fare la a enfatizzare le parti più scure. Lo scuro, quindi ne farò uno solo. Ok, e questo io lo metto giù perché lì non ha senso. Ok, e già qui riusciamo ad avere la nostra variazione. Andiamo su material. Ok, giustamente. Ok, andiamo allora base, qui ce l'abbiamo, ci sta, roughness non ha niente, ci sta, ci sta. Facciamo, ok, come base color io direi che lo finiamo, poi ovviamente si può cambiare il colore, cambiare l'opacità, aggiungere sempre più livelli. Insomma, quello sta poi. Ci sta a fare un po' di male. Perderci un po' di tempo. Ma intanto noi andiamo avanti. E facciamo. Allora, attiviamo la roughness. Vediamo. Roughness prima che cosa avevo? Una cosa molto chiara. Ma teniamola un po' così. E facciamo sempre add bitmap mask. Inseriamo sempre la stessa mappa. 17. Era la scala. Ok, adesso non ci deve essere troppa variazione perché non è, cioè di per sé il tessuto è più o meno lo stesso, quindi andiamo a fare una variazione che si veda, anzi vorrei tenere questo qua e fare quella. Ah, mi piace che non ho scritto rough, ci sta. Ok, e la roughness la facciamo un po' più. Oh, sì. Ok, la teniamo così. Material. Ok. E già inizia a prendere forma. Vediamo se ho. Ok, no. Potremmo anche abbassare in realtà un po' di 8, secondo me. Oh. Bene, più carino così. Perfetto. E qui c'è roughness. Questo lo andiamo a fare perché non avendo una mappa di roughness come magari potevo averla nella seta, qui siamo riusciti a crearla e avendo i valori intercambiabili, convertibili, è più semplice utilizzando la maschera appunto che ho trovato. E, ok,
Adesso andiamo a creare la parte invece rossa, sempre del nostro, della nostra felpa. Quindi io prenderò sì. Felpa rossa e scusa, blu. E l'ho raggruppata, e facciamo rossa. Allora, prima di tutto, cosa facciamo? Nascondiamo la felpa blu, se no mi fa casino. Facciamo base e andiamo su base. Modifichiamo al volo, rendendo il tutto rosso. Super comodo, super veloce. Ok. Noi adesso cosa dobbiamo fare? Dobbiamo fare la maschera. Quindi farò un add... sempre bitmap mask, ma stavolta vado a cercarmi un gradiente. Ok, vado a cercarmi te. Contrasto, lo vogliamo lì, modifichiamo questo. Ok, nelle, queste sono le shell delle mie, sono le shell dei polsini. Sto più comoda e faccio prima a fare anche così, giusto per non andare a cercare il parametro esatto. Ok. Questo qui funziona così, va bene. Facciamo un Ctrl-C, Ctrl-V di questo gradiente e andiamo a fare anche la parte rossa. Ovviamente dobbiamo stringere. Un bel po' anche. Ok, questo in realtà preferisco copiare questo. Ok, lo vado a mettere in screen così vedo tutto. Ok. Ma in realtà forse ci stava un po' più spesso quello sopra, ma vabbè. Facciamo che va bene lo stesso. Ok, e abbiamo fatto le nostre maschere. Adesso prendiamo questi gradienti, facciamo Ctrl-C. Vabbè, ma sì, teniamolo anche così. Questi gradienti mi serviranno dopo per mascherare lo sheen. In realtà... potrei anche prenderli e invertirli, ma intanto teniamoli così. Ok. La cosa bella di questo gradiente è che possiamo anche scegliere appunto che non sia un contrasto super netto, perché in realtà il contrasto sì, segue in realtà la trama del tessuto, quindi leggermente così a 0,91 piuttosto che 1 piace. Ok, fatto questo, l'unica cosa che manca è lo sheen anche qua. Sì. Allora, facciamo un nuovo fill layer, sheen, che giustamente non c'è, perché... ah no, c'è, perfetto, sono io che non lo vedo. Eccoci qua, 1, 2, 3... Ok, eccoci qua. E qui in questo caso la
Andiamo così, possiamo anche modificare l'opacità. Questo lo mettiamo qui dentro e ecco qua che abbiamo già il nostro primo polsino rosso. In realtà possiamo anche diminuire l'effetto per far sì che non sembri. Ecco. E adesso io l'avevo fatto anche super. Ok, idem faremo qui. Vabbè. Ok. Decisamente troppo. Ok, e abbiamo il nostro polsino in felpa. Mi sembra bene. Ok, ottimo. Adesso... Bene, sono contenta che vi piaccia. Allora, adesso andiamo a mascherare al volo tutto il resto per far sì che non abbia questa roba dietro. Anche perché in realtà devo fare qui repeat non, forse, senza il forse. Yes. Aggiungiamo un add paint. Ah, ok, non è perfetto. E lo togliamo anche da qua. Ottimo, adesso continua a toglierlo da qua perché... Ma in realtà, vabbè dai, intanto lasciamolo così. E allora, al volo coloriamo di rosso questi, che per semplicità renderò rosso direttamente la parte che già in modellazione era stata segnata, anche perché ha più senso. E vado a crearmi un C, Ctrl V, di questo, vado a copiarmi questo gradiente di nuovo e vado a piazzarlo invece dall'altra parte. Comodità, vado qui. Ok, e di nuovo CTRL C, CTRL V. No, ho sbagliato di applicare, va bene. Ok, e questo è così, anche il secondo polsino. Ah no. Ci sta, l'ho modificato. Andiamo sempre in screen. Questo era più fino, quindi aveva senso tenere quello più fino. Ok. E ci siamo. Ah no, ok, devo rifare il paint, ci sta al paint, perché è la parte dove il gradiente va a sovrapporsi lì, quindi giustamente l'indice da cui devo andare. Ok, sistemiamo con un paint e anche questo è fatto. Ok, anche la felpa fatta. E andiamo a metterla anche sul colletto per completezza,
Quindi faccio felpa blu, CTRL C, cambio livello, vado sul davanti, CTRL V, add the black mask. Giustamente sotto c'è la seta, quindi io la intanto faccio così. Ok, abbasso la risoluzione e la rialzo qua. Ah, ci sta, ci sta. Ok, perché giustamente io prima per comodità avevo raggruppato solo il colore, essendo tutto, eccolo qua, giustamente mi dice. Ok, perché avendo io fatto due colori differenti, ho preferito tenere la 8 fuori. In realtà ha più senso fare che mi importo già... Ma no, dai, facciamo la doppia maschera. Ok, quindi faccio sì che si attivi la 8 dappertutto, felpa blu è questo, importiamo anche la felpa rossa. Francesca, una domanda. In questo caso non hai lavorato con l'ID color selection per comodità o perché ovviamente il modello non è molto complesso e... ed era inutile, insomma. Ma per comodità, perché preferisco... Per il mascheramento tradizionale. Sì, in questo caso sì. Va bene, ok. Magari qualcuno se lo stava chiedendo, mi è venuta sta domanda e te l'ho fatta. No, no, tranquillo, ci sta. No, ho preferito così perché mi sembrava di avere più controllo così. Ok, perfetto, perfetto. Allora. Importiamo il rosso al volo. Ovviamente tutte ste parti della maschera non c'è, sotto i livelli della maschera non ce n'è bisogno. Ok. Intanto facciamo così. In realtà avrei potuto aggiungere un altro fill layer con il gradiente per fare sopra e sotto, ma sempre per comodità intanto tengo questo. Ok. Tanto si può modificare sempre. In seguito torniamo indietro e tolgo quella roba là. Di sicuro questo per forza. Add white mask. Ok. Ora, cosa
Molto importante sono le cuciture. Quindi torniamo davanti e come ref di cuciture, ma teniamo questa, iniziamo da questa che è quella più evidente. Allora, normalmente per fare sulla versione precedente, per fare le cuciture avrei fatto un fill layer e avrei pentato sulla maschera con il pennello. Cosa che adesso non faccio perché non ha più senso avendo questo tool nuovo. Questo tool è una figata pazzesca che hanno introdotto, davvero figo. È bellissimo, cioè non potevano farlo prima. Sì, infatti. Vabbè. Ci hanno fatto soffrire. Però... Però ne vale veramente l'attesa. Quindi qui, questo è... Secondo me l'unico caso in cui ha senso fare un paint layer piuttosto di un fill layer. Quindi iniziamo subito. Anche perché non so come mai, ma facendo tipo... Intanto però la selezione dei loop non è vero, cacchio. La selezione dei loop, maledetti che non l'hanno ancora introdotto. Esatto. Infatti non ha senso sta cosa, però vabbè, ce la faremo piacere. Ma sicuramente nei prossimi update l'avranno messa in conto. Eh beh, lo spero. Adesso vedete che ci sono questi. Questi qui è colpa della normal, delle pieghe della normal che ho inserito prima. Però si possono modificare sempre in un secondo momento, quindi non vi preoccupate. Allora, iniziamo da qui e facciamo questo. Vediamo. Credo di avere una sorta di... Ok. Ottimo. Credo di avere una sorta di bug o qualcosa che devo prima selezionare questo e poi mi fa selezionare questo. In ogni caso. Ok, facciamo subito il tracciato della mia cucitura. La figata è che qui è tutto reversibile in qualunque momento. E quindi andiamo a modificarne la dimensione. Ecco, l'unica pecca è che mi tocca vedere questo. Ok, la dimensione. E poi possiamo modificare tutti i parametri che vogliamo, quindi la distanza. In questo caso io però... è abbastanza fitta, ce la lasciamo qua. Quando ho visto questo è stato fighissimo. Questo è comodissimo perché anche la direzione della cucitura la potete cambiare quando volete. Ok, e in più si può cambiare anche il colore, quindi in questo caso il tessuto è blu, la cucitura sarà blu. Dalla chat dicono magia nera. Eh sì, e adesso vi faccio vedere un'altra cosa. In questo caso blu, come dice Teresa. Poi adesso qui c'è la 8 che io in realtà voglio e che se volessi modificare tengo la 8 su tutto il livello così e poi la modifico direttamente dall'opacità. Io la modificherei così. Comunque questo è il primo e quindi possiamo anche scegliere se avvicinarlo un po'. Questa è la mia ref, abbastanza distante per quello che serve a noi. Possiamo farlo anche un po' così.
Ok, ora che ho fatto questa cucitura, faccio direttamente anche un'altra cucitura, che è questa lungo tutta la zip. Zip che dovrò demascherare. Comunque, cioè mascherare. E ok, un'altra cosa molto figa è che posso fare tutte le cuciture che voglio all'interno dello stesso layer e ognuna sarà reversibile, avrà appunto le cose reversibili a tracciato. Quindi vuol dire che se io faccio appunto quest'altra cucitura, che ho fatto troppo lontano, non mi spieghiamo dopo. Ecco, l'unica pecca in realtà di questo tool è che non si può fare in, non si può utilizzare direttamente sulle UV. Quello è l'unico peccato, secondo me. Ah, però, dici nella sezione 2D, dici? Sì, qui non si può utilizzare. Sì, effettivamente sarebbe stato molto comodo. Più che altro perché bisogna stare un po' attenti, perché si può si può proprio scegliere se farlo un po' più in su, un po' più in giù rispetto alla mesh, però sì. Questo. Siamo fiduciosi, aspettiamo anche questo aggiornamento. Ok. E questo, vabbè, qui l'ho aumentata di brutto. Vabbè. Allora, qui me l'ha saltata sempre uguale. Vedete che iniziamo ad avere le nostre cuciture ben fatte, mi tocca dire, cioè belle. Ho proprio un bel effetto questo, questa penna più il pennello. E abbassiamo leggermente la 8. Ah sì, volevo farvi vedere questo, che vedete che posso modificare, no. Ho scelto proprio quello che non si vedeva, questo oppure questo in base alla selezione, ed è veramente bellissimo. Questo è molto comodo perché magari io voglio fare tutte le cuciture, quindi sia queste, sia quelle invece magari della che ci sono qui nella spalla, che in realtà le cuciture sono diverse, perché qui la cucitura viene fatta su un doppio tessuto, quindi sul tessuto rigirato e ricucito sopra. Invece qui la cucitura è diversa, quindi non dovrebbe essere evidente perché i due pezzi di tessuto vengono messi uno davanti all'altro, messi di rovescio, cuciti e poi riaperti, e di conseguenza la cucitura è interna. Questo è molto figo perché io posso fare un tracciato qui e super leggero e modificarne i parametri in un secondo momento, tutto avendo tutto nello stesso layer. Cuciture. Intanto io vi ho fatto vedere queste perché sono quelle più visibili, e proseguiamo. Un'altra cosa che le cuciture devono avere è appunto, sempre in questo caso dove il tessuto è doppio, devono avere un po' di eight, quindi un po' di rimborso. Quindi io faccio un nuovo paint layer, dove uso sempre questo magico tool, solo che non userò quello, ma userò un basic soft, se decide di. Ok. Ottimo. E vado a farmi sempre il mio tracciato. Caso questo me lo sposto. Ok,
Tolgo colore, tolgo tutto, io voglio solo 8, che aumento. Adesso è bruttino, ma non vi preoccupate. Vado su size e modifichiamo la dimensione. La facciamo così. E già vedete che riusciamo a ottenere una cosa bella. Ok, facciamo sempre l'altro tracciato, che è quello di, facciamo un invio qua, che è quello vicino alla zip. Perfetto. Ecco, vedete, magari, ma neanche troppo. Però magari qui, ecco un punto e magari glielo aggiungiamo. Tanto. E questo lo rimettiamo qua. Ok, adesso sempre tenendo questo selezionato. Aggiungiamo questo qui. Fastidio che sia fuori, che ho sbagliato. Ecco. Ok, magari qui vogliamo leggermente rendere la dimensione leggermente più stretta. Ok, adesso cosa andiamo a fare? Andiamo. Se ho domande, posso interromperti? Sì. Ok, ci sono due domande. Si può fare una cucitura con dimensioni diverse in alcune parti o si può avere solo una sola dimensione per tutto il tracciato? No, credo si possa. Ma aspetta. Ah sì, forse intende su un unico tracciato. Su un tracciato? Su un avere tracciato? Avere più, che è una sorta di thickness, immagino che lui intenda, che inizi sottile e finisca doppio. Intende questo, sì. Che inizi sottile. Allora, diciamo che qui si può modificare anche la tipo la randomness delle cose per renderla meno, guarda, sì, per renderla meno meno uguale, insomma. Però a tracciato sarà uguale, okay, cioè okay. In un tracciato la dimensione al massimo, a parte che qui sto modificando, scusate, ok, è questo che volevamo vedere. Vediamo. No, cioè al massimo poi modifichi la randomness, anche perché sì, in realtà di per sé un parametro anche di inizio e un parametro di fine non c'è per poterlo aumentare o diminuire. Ma secondo me non ha neanche troppo senso, nel senso che a meno che non sia una cucitura. Sì, perché il filo è sempre quello, cioè a meno che proprio alla fine è qualcosa che deve essere rovinato, ma non sì, è effettivamente una cosa che non avrebbe senso avere questo parametro. Forse no. Su un tracciato che non simuli una cucitura. Allora, ancora sì, cioè tipo sulla displacement, scusami, sulla heatmap, allora, forse in quel caso potrebbe tornare utile. Potrebbe, forse sì, però vediamo. Eccolo. Qua, ma più di
Io non credo che ci sia. No. Mm-hmm. Anche perché... ah no. Stavo pensando se si poteva fare con i livelli, ma... No. Al massimo era questo, però varia dappertutto, cioè non è solo all'inizio, sì, solo alla fine, quindi è un'altra cosa. Proporzionato. Mm-hmm. Sì. E questo. Poi, forse c'è anche un'altra domanda? Sì, c'era un'altra domanda. Si può copiare il tracciato, cioè copiarlo così che sia uguale e cambiare il pennello? No, ho quindi provato. Quindi duplicarlo, il tracciato, lui intende, immagino, e applicargli un pennello diverso avendo due tracciati diversi. Ma sullo stesso layer? Duplicare un tracciato? Io ho paura di no. Immagino che lui intenda sullo stesso layer. Però effettivamente se ti fai un duplicato del layer, te lo... Giusto? Sì, duplicando il layer puoi modificare il tracciato, sì. Quello sì, e poi lo modifichi direttamente da... Dai parametri. Mm. Sì, dai parametri, o almeno è da provare. E questo? Allora, in realtà... Per avere più controllo riguardo a questa cosa qua, si può sempre mettere un blur, quindi add filter, blur, che mettiamo sulla 8, oh, scusa, ok, sulla 8, in modo tale che così possiamo decidere se tenerlo appunto super bombato oppure un po' più sfumato, e aggiungere di conseguenza un level per controllare il blur. Sì. Sempre su 8 per controllarne, ecco, vedete sì, è molto comodo come... Un'altra cosa che secondo me ha molto senso è dare tramite delle normal che abbiamo scaricato, o almeno che io ho scaricato, questo effetto di tessuto che qui si vede molto bene, grinzato dovuto alla cucitura. Personalmente io mi trovo molto bene a fare appunto un fill layer di normal e fare... Mi sa che faccio prima rimportarmela. E mettere appunto tipo questa. La metto bella fitta e la metto in una rotazione che sia bella, poi la maschero, the black mask, diciamo super veloce, vedete che adesso io ho fatto questa linea super veloce, questa maschera super veloce, però vedete che già si riesce a ottenere l'effetto di appunto di tessuto pinzato dalla macchina da cucire. E questo poi nulla vieta che andiamo qua e facciamo e modifichiamo l'opacità. Questo vale sia qua che qua, ovviamente vale per tutto. Ok, la mettiamo anche sul colletto. Forse, ah no, giusto.
Ok, un po'. Ecco, e quindi questa è una cosa che consiglio di fare anche e soprattutto su queste, sul giro manica, perché sul giro manica di solito ci sono, ecco, tutte queste, queste parti qua, che è molto importante. Ok, allora adesso secondo me possiamo passare... No. Possiamo passare prima maschero questo che a quanto pare ancora fuori e poi passiamo alla alla pappa qua. Ok. Buono. Copy mask, paste. Hola. Bene, allora iniziamo a fare la, la parte dietro. Allora io ho visto questo, questo airone, ho detto vabbè dai facciamolo uguale, cioè no vabbè non uguale, facciamo comunque questo, questo airone. Allora, come lo chiamo? Air. Ok. Allora, questo airone non l'ho trovato su internet, in realtà me lo sono generato con l'intelligenza artificiale, quindi ho generato questa immagine a colori e che intanto ve la faccio vedere. Ah, sì, scusate, poi ovviamente andrebbe fatto, tutte le cuciture andrebbero aggiunte laddove ci sono le cuciture, solo che sì, faccio vedere questo intanto, per ottimizzare i tempi. Allora, questo l'ho creato con l'intelligenza artificiale, appunto dicendo che volevo questa cosa, questa texture ricamata. Infatti vedete che mi ha creato questo effetto. Questa immagine me la sono importata su Photoshop, l'ho fatta in bianco e nero e ho generato l'unica normale che in realtà potevo generare, solo che non è molto bella, quindi adesso andremo a ricavare tutte le mappe direttamente qui su Substance. Facciamo qui color, facciamo un bit non add bitmap mask come al solito e facciamo a ci sta c'è il gradient prima, mettiamo il bianco e il nero e lo mettiamo sempre con gli stessi parametri. Ok, quindi ovviamente la maschera mi serviva per ricavare ricavare il contorno. Questo è già un base, ok. Allora, già qui c'è la necessità, vi faccio vedere la maschera. Ecco, vedete che questo è quello che è riuscito a ricavarmi. Io ho dovuto anche ingrandire in realtà la, la texture su Photoshop. Qui può valerne la pena aggiungere un level di nuovo e andare a modificare la maschera. Andare leggermente a renderla un po' più netta. Questa è una cosa che
dovremmo fare molto spesso in realtà. Già così. Da così un po' meglio, andiamo su base. Ok, l'abbiamo reso un po' meglio. Ok, allora qui c'è tutto questo. Ci sta adesso che ci sia la scena là. Solo che ho messo un po'. Ah no, dai, si può fare, fattibile, dai. Ok. Lavoriamo così, abbiamo messo lo shin. Adesso di interessante può essere 8. Voilà. Ok, qui iniziamo a doverci lavorare un attimo. Andiamo su materiale. E questa è it, la passiamo leggermente non mi piace. Allora, tasto destro, facciamo add filter e come al solito preferisco generare la normale. Giusto anche perché così ho più controllo di tutto. Qui è decisamente mangiucchiata, diciamo che la abbassiamo leggermente, di opacità, e questo è uno. Ok, poi già che lavoriamo sempre di normale, faccio il livello uguale, solo che cancello tutto e metto la normal. Copio il livello al posto di rifarlo perché ovviamente si ricorda i parametri qui della texture. Ok. No, facciamo. Ok, facciamo anche la roughness. Ok, la roughness la facciamo qui e facciamo un add level. Facciamo roughness. E teniamo, anzi no, questo lo teniamo così e teniamo questo di roughness come base. Poi ok, e qui invece c'è normal tutto qua.
Prima di tutto facciamo che questa normal 2 la blurriamo. Add filter blur, perché è più giusto, perché noi vogliamo che segua meglio questo. Adesso facciamo sempre questo, lo duplichiamo e lavoriamo di roughness, togliamo il blur, facciamo roughness e qui abbiamo la mappa. Facciamo un reset di questa e riutilizziamo il level per rendere più, per mettere ancora più contrasto. E per ricavare più informazioni possibili in tipo queste zone qua. Per andare a enfatizzare. Un po'. Forza. Qui. Ah, porca miseria. Scusate, ci sta che non si vedeva nulla se non metto in 4K. Oh yeah, ok. Scusate, mi ero dimenticata che la risoluzione andava leggermente modificata. Ok. Ok, questo effetto già inizia. Inizia a piacerci, solo che è decisamente un po' troppo mangiucchiato. Cioè, ho capito i fili, ma togliamone un pochettino. Normal, teniamo poco e facciamo 8. Ok, è tutta la 8 che si sta mangiando. Situa. Mettiamo, ma sì, già 4 secondo me va bene, perché di 8 ne vogliamo proprio poco intanto. E di normal teniamo questa. Andiamo su normal, poca poca poca, perché dobbiamo aggiungere questa. E aggiungiamo questa. Ok. C'è una domanda da Dago. Volevo chiederti, quando lavori su trasparenze come vetro, esempio una lanterna con vetro impolverato, non so se lo farei vedere più avanti, che tipo di shading usi dentro Substance? Non mi affido troppo a quello che c'è dentro Substance, nel senso, per avere la visualizzazione mia faccio, metto l'opacity, quindi utilizzo un materiale che può essere, sì, tipo questo. E poi metto l'opacity e lavoro di roughness. Quindi in realtà per tipo il vetro, che è tutto shading, mi occupo solo della roughness su substance, o magari, non so, ma neanche, ma no, stavo pensando alla diffuse, ma neanche la diffuse, farei tutto su un software tipo Maya, se posso essere onesta. Sì, perché ha più senso. Ha più senso. Beh, sì, no?
A meno che o creo proprio la mappa di opacità, se c'è una parte che magari è vetro, che ne so, dipinto, quindi ha sopra qualcosa, e allora lì lavoro anche con la mappa di opacità che poi andrò a inserire su Maya. Quindi sì, io lavorerei e così. Perché diciamo la previsualizzazione che abbiamo su Substance, poi correggimi se sbaglio, non sarà mai identica nei vari engine, che siano offline o real time. Quindi sì. Cioè, io non mi affiderei mai alla preview che abbiamo su Substance in generale. Ovviamente, cioè, ci dà un'ottima previsualizzazione, però poi, secondo me, lo shader va compilato su ciascun engine Sì. in cui Sono stai lavorando. Sono completamente d'accordo. Infatti è il motivo per cui c'è la necessità di vedere i canali. Esatto. Intanto. E poi sì, poi fa tutto anche tipo il lighting e tutto lo shading, quindi sì. Qui io resterei solo per vedere e per creare le mappe di per sé. Sì. Ok, grazie. Di nulla. Forse... No, dice Davron, nel nuovo aggiornamento avevano aggiunto anche il vetro oltre alle curve, ho letto male? Mi sa di sì, anche tu Francesca, non so se sai questa informazione. Poi mi è fatto venire in mente anche il rosone di una cattedrale, in quel caso roughness e color, ma anche in quel caso dentro un software di modellazione, cioè un software sì, di rendering, sì. Il rosone di una cattedrale, sì, cioè nel senso, a parte che il rosone ha quella parte di sostegno del vetro che forse quella ti tocca proprio farla, cioè modellata. Sì, a meno che tu non voglia farla in displacement, e allora lì vai comunque di mappa di opacità, come appunto dicevo, però laddove non c'è vetro lavori normalmente, quindi avrai la mappa di diffuse, la mappa di roughness, metalness, tutto quanto. Dipende molto anche quanto devi ottimizzare, cioè se è per un videogioco magari puoi andare anche di sole mappe e non avere, cioè lavorare su un disco piano praticamente, oppure magari modellando hai sicuramente più dettaglio, no? Eh sì, oppure a meno che se sia lontano si può fare lo stesso, però sì, se si fa in modellazione dividi in maniera diversa il materiale. Cioè appunto o lo ottimizzi facendo un unico materiale e poi lavorando sulla mappa di opacità, cioè scusa, con la mappa, sì, esportando da Substance la mappa di opacità che poi metterai su Substance. E la userai come maschera del vetro, appunto, o sì, così io farei. Ah, se non dividi due materiali diversi. Sì. Perché di solito è un materiale non vetro, un materiale vetro, però appunto a meno che tu voglia ottimizzare, fai l'opacità, la mappa di opacità. Sì. Di nulla. Ok. Allora, andiamo sempre. Allora, di roughness bisogna lavorarci ancora un bel po'. Ma normal può anche funzionare. Ecco, tipo qui il livello mi serve per ottenere massimo. Yes. Vabbè, già super contrastato. Ok. Ok.
Sempre questa che ti chiedono se il pattern della cucitura lo ha creato direttamente l'IA o Sì, credo di l'ha sì, l'avevi detto creato l'IA. prima. Sì, ha creato tutto l'IA. Sì. Allora, bisogna dire però che cioè, ci ho lavorato un po', nel senso ho fatto un po' di tentativi prima di ottenere qualcosa di buono, perché in realtà non tutte le immagini erano buone per essere usate qua, se posso essere onesta. Cos'hai usato, se posso chiederti? Ho usato la IA di Bing. Ah, ok. Quella lì. Ottimo. Un'altra cosa molto importante per fare questo effetto qua è aggiungere l'ennesima normal, che però, raga, qui cioè, sono super importanti. Sempre di sempre di pieghe, e usiamo sempre 5-2. Ok, adesso facciamo sempre con il fill layer, add black mask, e Ah, poi volevo facciamo. chiederti una cosa, Sì. di qui non ho ancora trovato indicazioni, forse sono stato io newbo nella ricerca. Che tu sappia, un paint layer si può convertire in una maschera per un fill layer? Cioè, io non ci sono riuscito. Se posso essere onesta, non ho mai provato perché il paint layer non lo uso mai. Non mai, perché cioè, a parte per la penna, se devo cambiare il colore non lo posso cambiare, se devo cambiare la height, roughness, non posso cambiare nulla, quindi non ho mai fatto questa cosa qua. Ti direi che esporterei una mappa, cioè Sì, che magari poi la usi la come farei, PNG. sì, la farei tipo, o magari esporto, che ne so, un roughness, Sì. lavoro, faccio finta che sia una roughness, e così me la esporta in scala di grigi, e poi la reimporto e la uso come maschera, però sì, tendenzialmente non, preferisco non. Però secondo me sarebbe comodo, cioè non ha molto senso farlo, però inserirlo potrebbe essere comodo. Non lo so, boh, forse. Eh beh, sì, perché è ancora di più tutto reversibile. Eh sì. Chiara dice: nel malaugurato caso ci sia la necessità di usare una paint come maschera, si può provare anche con gli anchor point. Ma sì, infatti non ci ho provato con gli anchor point. Ah, eh beh, sì. Vabbè, sì, è l'unico modo, effettivamente è un altro modo in cui, è l'unico motivo per cui uso il paint. Allora, io sto facendo una maschera di contorno intanto,
che adesso vado a blurrare. Quanto voglio io. Posso anche variarne la dimensione. Ok. E vado a tagliare. Ecco qua. Vedete che per esempio con questo che ho inserito adesso va... Adesso devo ovviamente mascherare e fare in modo che non... non influisca sulla parte interna, però intanto faccio un... posso farla proprio più no, qui preferisco fare un add paint e farlo nero piuttosto, perché sto molto più comoda. Ok. Adesso... Ok, che ho fatto... L'ho fatto di fretta, però vedete quanto... fa adesso avere una normal, adesso c'è da variare anche lo sheen, che ovviamente così non va bene, perché c'è lo sheen blu sotto che non ci deve essere. Tanto facciamo così. Però vedete quanto fa una normal di contorno al... al nostro ricamo. Sì, 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 lo rende più, più materico. Sì, poi anche proprio il fatto che sia relativamente netto sul bordo, cioè molto netto qui e meno sulla cucitura esterna, lo aiuta tanto. Poi adesso io ho usato questa, però si può fare così e blurrare ancora di più o comunque... E ecco. Poi magari ti puoi anche duplicare, fare una da un lato, cioè delle pieghe che vanno verso sì. Un lato. Sì, sì, sì. Sì, per forza, perché io adesso ho usato questa, perché aveva la normal che appunto era anche un po' ondulata. Mm. Però in realtà per fare una cosa fatta bene bisognerebbe trovare delle normal da mettere attorno, ma qui vale, come vale questo discorso qua, vale anche per le cuciture qui. Sì, sì, anche sì. Le cuciture qui di normal non possono essere orizzontali, bisogna fare un altro livello, cambiare la rotazione e metterle lì. Esatto, sì, sì. Però e... rende perfettamente il workflow. Bene. Vediamo la maschera di questo. Ok, adesso vado a mettere la... Sheen Color, che in questo caso uso questo perché voglio che rimarchi proprio la situazione. C'è un paio di domande. Sì, certo. Hai mai provato Embroidery di, non so se l'ho pronunciato bene, di Substance Sampler? Fa degli effetti ricamo con una sola mappa colore. Sì, allora, l'ho visto, però volevo, siccome era su... Nel senso, magari non c'è sempre la possibilità di cambiare software, e allora in questo caso ho fatto così. Nel senso, io ho trovato una IA, cioè ho creato questa immagine con la IA e ho generato questa. Tuttavia, se avessi trovato un'altra immagine... Comunque siamo riusciti a ottenere un risultato bello ricavando praticamente tutte le mappe, perché alla fine questa non è una mappa, cioè non è una roughness o una 8 già fatta, questa è una maschera
che abbiamo, che ho creato io in bianco e nero, di questa, e poi modificata con tutti i parametri che necessari, la rendiamo, la adattiamo appunto alla creazione di una roughness o 8, eccetera, cambiando i parametri. Quindi sì, era più veloce e più comodo usare un altro software, però si può fare anche così, nel senso ci sono tanti modi per fare la stessa cosa, poi dipende dal... Beh, dipende anche da quanto tempo ti vuoi dare, quanto tempo ti danno per... Eh sì. Qui abbiamo provato... L'altra domanda che fa sempre Zavron, ma quindi le curve non hanno un'opzione per fillare l'interno? In che senso? Nel senso dice per fare... immagino che intenda tipo come in Illustrator, che ci sia la possibilità di fare il fill interno del path. Sì, che c'è. Cioè, parli del... parli di quando... Te vediamo. Capito. Sì, cioè, qua va. Dato il path tondo, il riempimento interno... della forma data dal path, insomma. Non so se ho reso l'idea. Credo che intendesse questo, Zavron. Ok, ma parliamo di... Ok, ma parliamo quindi di cuciture o parliamo di curve usate tipo qui sì, come nel ricamo? Sì che c'è. Sì che c'è. Cioè, possiamo... Vedi che... Adesso io ho messo al minimo... Ho messo al minimo la hit, ma vedi che la hit va sia in su che in giù. Era di questo che stavamo parlando, giusto? No, allora Francesca, lui intende, cioè tu fai un path chiuso, tondo, no? Quel path è semplicemente una linea. Lui chiede se quella linea all'interno può essere riempita, quindi avere un riempimento pieno proprio. No, perché io non sono riuscita a chiudere in realtà. Non l'ho chiuso. Perché non mi sembra che Credo che chiudendolo non ci sia questo comando per poter riempire l'interno di un path. Ho paura proprio di no. No, anche perché in realtà se devi riempirlo usi una maschera. Esatto. Usi una maschera con un cerchio. Esatto, sì. Sì. Sì, esattamente come ho più o meno come abbiamo fatto qui. Sì, cioè non avrebbe senso, non avrebbe senso fare tipo il rettangolo di questo e poi chiuderlo e riempirlo. Fai prima, almeno. Sì, vai direttamente con una maschera che ti puoi fare o con un pennello. Sì, sì, ovviamente lui dice sì, per forme complesse come in Illustrator potrebbe essere comodo avere un riempimento, cioè una sorta di fill layer, non mi dire. Comunque sì, ci siamo capiti. Filippo. Salutiamo Filippo. Ciao Filippo. No. In realtà però una cosa molto figa sempre di queste curve, a proposito di c'è questo a proposito di Illustrator, che poi però sì, non c'entra sì. Con cioè il Bézier, le curve di Bézier, sì, che anche quello può essere utile, però sì, non come diceva Zavron, è un'altra cosa. Sì. La roughness è troppo lucida.
Leggermente. E così, quindi questo è come abbiamo fatto questo. Come abbiamo fatto la giacca. Molto figo. Bellissimo. In realtà potremmo anche decidere se mettere un leggero metallic, però quello dipende dalla tipologia di filo. Di filo. Che può essere stato usato. Sì. Sì, magari sull'orpondo si potrebbe pensare che sia un filo metallico. Esatto, okay. Tipo sulla nuvola qua. Sì. Dicono però risultato sì, assurdo. Sì, effettivamente. Molto. Grazie. Allora aspetteremo il render finale. Va bene. Se hai voglia lo puoi postare tranquillamente sul server. Va bene, grazie, lo farò. Bene, bene. Non so se ci sono altre domande Se avete altre domande le potete fare tranquillamente nella sezione CG Help. Sì, se magari vi vengono più tardi delle domande del Discord qui, mm-hmm. Quindi tranquillamente. Sì, e magari potete taggare Francesca, ovviamente dico sempre, taggare significa che appena hanno tempo ovviamente vi rispondono, quindi il tag non richiede nessun impegno, diciamo, non chiediamo che Francesca in questo caso poi sia subito disponibile, però magari se vi viene in mente qualche domanda interessante si può richiedere l'attenzione taggando la Francesca, appena avrà tempo vi risponderà. Sì, senza problemi, non vi rispondo. Grazie mille. Chiedono per curiosità, il modello è stato creato con Maya? No, è stato creato su Marvelous. Marvelous. È un modello che avevamo da un po', che ha fatto sempre la Nick, in realtà la Nicole, che ha fatto il workshop l'altro giorno. Ci sta, che è connessa, salutiamo Nicole. Ma prima l'ho vista, ora forse è andata via, comunque l'avevo vista connessa, la salutiamo. Bene, bene, spero insomma, vi sia piaciuto il workshop, sicuramente, a noi tanto. Grazie, sono molto piacere conoscerti, Francesca. Spero ci siano anche possibilità di farne altri insieme di workshop. Adesso ne abbiamo, se non sbaglio, la settimana prossima ce n'è un altro di workshop, se non ricordo male. Poi vediamo se abbiamo la possibilità di organizzarne altri. Molto volentieri, ci sta piacendo questa collaborazione con SkyUp. Insomma, Mauro è molto contento anche di questa collaborazione. Metto la camera, così come lo siamo anche noi. Insomma, è molto divertente anche per la community dare possibilità gratuitamente di partecipare a questi workshop. È un modo anche per conoscerci meglio e approfondire dei piccoli tips and tricks, insomma. Sì, è molto bello. Grazie a voi anche, invece. Grazie dell'opportunità. Piacere. Ottimo, ottimo. Allora, il workshop lo troverete in vodcast, si dice così, per i video, sì. In vodcast su YouTube registrato e... Grazie ancora e alla prossima. Grazie a voi. Ciao, buona ciao a tutti. Ciao Francesca. Ciao, ciao, ciao. Ciao.